Terzo anello, ad alta voce. Se questo è un uomo, di Primo Levi. I sommersi e i salvati. Questa, di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua del lager. In questo modo duro, premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo relativamente breve, per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto e se sia bene che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria. A questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possano trarre da questo particolare mondo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il lager sia stato, anche e notevolmente, una gigantesca esperienza biologica e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni. E quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa ha acquisito nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita. Noi non crediamo alla più ovvia e facile deduzione che l'uomo sia fondamentalmente brutale, egoista e stolto come si comporta quando ogni sovrastruttura civile sia tolta, e che lo Häftling non sia dunque che l'uomo senza inibizioni. Noi pensiamo piuttosto che, quanto a questo, null'altro si può concludere se non che di fronte al bisogno e al disagio fisico assillanti, molte consuetudini e molti istinti sociali sono ridotti al silenzio. Ci pare invece degno di attenzione questo fatto. Viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie particolarmente ben distinte: i salvati e i sommersi. Altre coppie di contrari, i buoni e i cattivi, i savi e gli stolti, i vili e i coraggiosi, i disgraziati e i fortunati, sono assai meno nette, sembrano meno congenite e soprattutto ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse. Questa divisione è molto meno evidente nella vita comune. In questa non accade spesso che un uomo si perda, perché normalmente l'uomo non è solo e nel suo salire e nel suo discendere è legato al destino dei suoi vicini, per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza o discenda con continuità di sconfitta in sconfitta fino alla rovina. Inoltre, ognuno possiede di solito riserve tali, spirituali, fisiche e anche pecuniarie, che l'evento di un naufragio, di un'insufficienza davanti alla vita, assume un'anche minore probabilità. Si aggiunga ancora che una sensibile azione di smorzamento è esercitata dalla legge e dal senso morale, che è legge interna. Viene infatti considerato tanto più civile un paese quanto più savie ed efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero di essere troppo misero e al potente di essere troppo potente. In lager avviene altrimenti. Qui la lotta per sopravvivere è senza remissione, perché ognuno è disperatamente, ferocemente solo. Se un qualunque Nullachtsehen vacilla, non troverà chi gli porga una mano, bensì qualcuno che lo abbatterà a lato, perché nessuno ha interesse a che un musulmano di più si trascini ogni giorno al lavoro. Con tale termine, musulman, ignoro per quale ragione, i vecchi del campo designavano i deboli, gli inetti, i votati alla selezione. E se qualcuno, con un miracolo di selvaggia pazienza e astuzia, troverà una nuova combinazione per defilarsi dal lavoro più duro, una nuova arte che gli frutti qualche grammo di pane, cercherà di tenerne segreto il modo, e di questo sarà stimato e rispettato, e ne trarrà un suo esclusivo personale giovamento. Diventerà più forte, e perciò sarà temuto, e chi è temuto è, ipso facto, un candidato a sopravvivere. Nella storia e nella vita
pare talvolta di discernere una legge feroce che suona: a chi ha sarà dato, a chi non ha, a quello sarà tolto. Nel lager, dove l'uomo è solo e la lotta per la vita si riduce al suo meccanismo primordiale, la legge iniqua è apertamente in vigore, è riconosciuta da tutti. Con gli adatti, con gli individui forti e astuti, i capi stessi mantengono volentieri contatti, talora quasi camerateschi, perché sperano di poterne trarre forse più tardi qualche utilità. Ma ai musulmani, agli uomini in dissolvimento, non vale la pena di rivolgere la parola, poiché già si sa che si lamenterebbero e racconterebbero quello che mangiavano a casa loro. Tantomeno vale la pena di farsene degli amici, perché non hanno in campo conoscenze illustri, non mangiano niente extra razione, non lavorano in comando svantaggiosi e non conoscono nessun modo segreto di organizzare. E infine, si sa che sono qui di passaggio e fra qualche settimana non ne rimarrà che un pugno di cenere in qualche campo non lontano e su un registro un numero di matricola spuntato. Benché inglobati e trascinati senza requie dalla folla innumerevole dei loro consimili, essi soffrono e si trascinano in una opaca intima solitudine, e in solitudine muoiono o scompaiono, senza lasciar traccia nella memoria di nessuno. Il risultato di questo spietato processo di selezione naturale si sarebbe potuto leggere nelle statistiche del movimento dei lager. Ad Auschwitz, nell'anno 1944, dei vecchi prigionieri ebrei, degli altri non diremo qui che altre erano le loro condizioni, kleine Nummer, piccoli numeri inferiori al 150.000, poche centinaia sopravvivevano. Nessuno di questi era un comune Häftling, vegetante nei comuni commandos e pago della normale razione. Restavano solo i medici, i sarti, i ciabattini, i musicisti, i cuochi, i giovani attraenti omosessuali, gli amici o compaesani di qualche autorità del campo. Inoltre, individui particolarmente spietati, vigorosi e inumani, insediatisi in seguito a investitura da parte del comando delle SS, che in tale scelta dimostravano di possedere una satanica conoscenza umana, nelle cariche di capo, di block, il tester o altre. E infine, coloro che, pur senza rivestire particolari funzioni, per la loro astuzia ed energia fossero sempre riusciti a organizzare con successo, ottenendo così, oltre al vantaggio materiale e alla reputazione, anche indulgenza e stima da parte dei potenti del campo. Chi non sa diventare un organizzator, combinator, prominent, truce eloquenza dei termini, finisce in breve musulmano. Una terza via esiste nella vita, dove è anzi la norma. Non esiste in campo di concentramento. Soccombere è la cosa più semplice. Basta eseguire tutti gli ordini che si ricevono, non mangiare che la razione, attenersi alla disciplina del lavoro e del campo. L'esperienza ha dimostrato che solo eccezionalmente si può in questo modo durare più di 3 mesi. Tutti i musulmani che vanno in gas hanno la stessa storia, o per meglio dire, non hanno storia. Hanno seguito il pendio fino al fondo, naturalmente, come i ruscelli che vanno al mare. Entrati in campo per loro essenziale incapacità, o per sventura, o per un qualsiasi banale incidente, sono stati sopraffatti prima di aver potuto adeguarsi. Sono battuti sul tempo. Non cominciano a imparare il tedesco e a discernere qualcosa nell'infernale groviglio di leggi e divieti che quando il loro corpo è già in sfacelo e nulla li potrebbe più salvare dalla selezione o dalla morte per deperimento. La loro vita è breve, ma il loro numero è sterminato. Sono loro, i Muselmänner, i sommersi, il nerbo del campo. Loro, la massa anonima, continuamente rinnovata e sempre identica, dei non uomini che marciano e faticano in silenzio, spenta in loro la scintilla divina, già troppo vuoti per soffrire veramente. Si esita a chiamarli vivi, si esita a chiamar morte la loro morte, davanti a cui essi non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla. Essi popolano la mia memoria della loro presenza senza volto, e se potessi racchiudere in una immagine
tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine che mi è familiare. Un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. Se i sommersi non hanno storia e una sola e ampia è la via della perdizione, le vie della salvazione sono invece molte, aspre e impensate. La via maestra, come abbiamo accennato, è la prominence. Prominenten si chiamano i funzionari del campo, a partire dal direttore Häftling, Lagerltester, ai capos, ai cuochi, agli infermieri, alle guardie notturne, fino agli scopini delle baracche e agli Scheissminister e Bademeister, sovrintendenti alle latrine e alle docce. Più specialmente interessano qui i prominenti ebrei, poiché, mentre gli altri venivano investiti degli incarichi automaticamente al loro ingresso in campo, in virtù della loro supremazia naturale, gli ebrei dovevano intrigare e lottare duramente per ottenerli. I prominenti ebrei costituiscono un triste e notevole fenomeno umano. In loro convergono le sofferenze presenti, passate e ataviche, e la tradizione e l'educazione di ostilità verso lo straniero per farne mostri di asocialità e di insensibilità. Essi sono il tipico prodotto della struttura del Lager tedesco. Si offre ad alcuni individui in stato di schiavitù una posizione privilegiata, un certo agio e una buona probabilità di sopravvivere, esigendone in cambio il tradimento della naturale solidarietà coi loro compagni, e certamente vi sarà chi accetterà. Costui sarà sottratto alla legge comune e diverrà intangibile. Sarà perciò tanto più odioso e odiato quanto maggior potere gli sarà stato concesso. Quando gli venga affidato il comando di un manipolo di sventurati, con diritto di vita o di morte su di essi, sarà crudele e tirannico, perché capirà che se non lo fosse abbastanza, un altro, giudicato più idoneo, subentrerebbe al suo posto. Inoltre avverrà che la sua capacità di odio, rimasta inappagata nella direzione degli oppressori, si riverserà irragionevolmente sugli oppressi, ed egli si ritroverà soddisfatto quando avrà scaricato sui suoi sottoposti l'offesa ricevuta dall'alto. Ci rendiamo conto che tutto questo è lontano dal quadro che ci si usa fare degli oppressi che si uniscono, se non nel resistere, almeno nel sopportare. Non escludiamo che ciò possa avvenire quando l'oppressione non superi un certo limite, o forse quando l'oppressore, per inesperienza o per magnanimità, lo tolleri o lo favorisca. Ma constatiamo che ai nostri giorni, in tutti i paesi in cui un popolo straniero ha posto piede da invasore, si è stabilita un'analoga situazione di rivalità e di odio fra gli assoggettati, e ciò, come molti altri fatti umani, si è potuto cogliere in Lager con particolare cruda evidenza. Sui prominenti non ebrei c'è meno da dire, benché fossero di gran lunga i più numerosi, nessuno Häftling ariano era privo di una carica, sia pure modesta. Che siano stati stolidi e bestiali è naturale, a chi pensi che per lo più erano criminali comuni, scelti dalle carceri tedesche in vista appunto del loro impiego come sovrintendenti nei campi per ebrei, e riteniamo che fosse questa una scelta ben accurata, perché ci rifiutiamo di credere che gli squallidi esemplari umani che noi vedemmo all'opera rappresentino un campione medio, nonché dei tedeschi in genere, anche soltanto dei detenuti tedeschi in specie. È più difficile spiegarsi come in Auschwitz i prominenti politici tedeschi, polacchi e russi rivaleggiassero in brutalità con i rei comuni, ma è noto che in Germania la qualifica di reato politico si applicava anche ad atti quali il traffico clandestino, i rapporti illeciti con ebrei, i furti a danno di funzionari del partito. I politici veri vivevano e morivano in altri campi, dal nome ormai tristemente famoso, in condizioni notoriamente durissime, ma sotto molti aspetti diverse da quelle qui descritte. Ma oltre ai funzionari propriamente detti, vi è una vasta categoria di prigionieri che, non favoriti inizialmente dal destino,
lottano con le sole loro forze per sopravvivere. Bisogna risalire la corrente, dare battaglia ogni giorno e ogni ora alla fatica, alla fame, al freddo e alla inerzia che ne deriva. Resistere ai nemici e non aver pietà per i rivali. Aguzzare l'ingegno, indurare la pazienza, tendere la volontà. O anche strozzare ogni dignità e spegnere ogni lume di coscienza. Scendere in campo da bruti contro gli altri bruti. Lasciarsi guidare dalle insospettate forze sotterranee che sorreggono le stirpi e gli individui nei tempi crudeli. Moltissime sono state le vie da noi escogitate e attuate per non morire. Tante quanti sono i caratteri umani. Tutte comportano una lotta estenuante di ciascuno contro tutti e molte una somma non piccola di aberrazioni e di compromessi. Il sopravvivere senza aver rinunciato a nulla del proprio mondo morale, a meno di potenti e diretti interventi della fortuna, non è stato concesso che a pochissimi individui superiori, della stoffa dei martiri e dei santi. In quanti modi si possa dunque raggiungere la salvazione, noi cercheremo di dimostrare, raccontando le storie di Shepshel, Alfred L., Elias e Henri. Shepshel vive in lager da 4 anni. Si è visti morire intorno decine di migliaia di suoi simili, a partire dal pogrom che lo ha cacciato dal suo villaggio in Galizia. Aveva moglie e 5 figli e un prospero negozio di sellaio, ma da molto tempo si è disabituato dal pensare a sé altrimenti che come a un sacco che deve essere periodicamente riempito. Shepshel non è molto robusto, né molto coraggioso, né molto malvagio. Non è neppure particolarmente astuto e non ha mai trovato una sistemazione che gli conceda un po' di respiro, ma è ridotto agli espedienti spiccioli e saltuari, alle combinazie, come qui si chiamano. Ogni tanto ruba in buna una scopa e la rivende al blocco il tester. Quando riesce a mettere da parte un po' di capitale pane, prende in affitto i ferri dal ciabattino del blocco, che è suo compaesano, e lavora qualche ora in proprio. Sa fabbricare bretelle con filo elettrico intrecciato. Sigi mi ha detto che nella pausa di mezzogiorno lo ha visto cantare e ballare davanti alla capanna degli operai slovacchi, che lo ricompensano qualche volta con gli avanzi della loro zuppa. Ciò detto, ci si può sentire portati a pensare a Shepshel con indulgente simpatia, come a un meschino il cui spirito non alberga ormai che umile ed elementare volontà di vita e che conduce valorosamente la sua piccola lotta per non soccombere. Ma Shepshel non era un'eccezione e quando l'occasione si presentò non esitò a far condannare alla fustigazione Moishel, che gli era stato complice in un furto alla cucina, nella speranza malamente fondata di acquistarsi merito agli occhi del Blockel Tester e di porre la sua candidatura al posto di lavatore delle marmitte. Valentina Carnelutti ha letto Se questo è un uomo di Primo Levi. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.